Il duro ricordo dell'agguato in cui era stato gambizzato da un comando di mercenari quasi 2 anni fa rimane inciso nella memoria di padre Christian Carlassare, ora vescovo di Rumbek nel Sud Sudan. Ma in questi giorni, proprio sulle sue gambe, insieme ai giovani della sua diocesi del Centro Africa, percorrerà a piedi 400 chilometri per raggiungere in pellegrinaggio la capitale Juba. E soprattutto Papa Francesco, in viaggio ormai da una quindicina di giorni, ospitati di tappa in tappa dalle varie comunità cristiane dei villaggi. L'arrivo a destinazione è previsto per oggi. Si tratta di una marcia dedicata alla pace con bandiere multicolori. In cammino, ormai stremato per la fatica prolungata, dopo una media di circa 25 chilometri al giorno. Una cinquantina i ragazzi e le ragazze che hanno aderito alla proposta che vede il loro vescovo battere il passo. Per il missionario comboniano di Piovene Rocchette e per chi lo accompagna, il pellegrinaggio si concluderà poi con la Santa Messa celebrata da Papa Francesco, che dal Congo, ieri a Kinshasa, si sta spostando in queste ore verso la capitale del Sud Sudan.